Questa sera torna la Champions League e la Juventus affronterà il Maccabi Haifa fuori casa in una partita in cui la Juventus si giocherà tutto. Probabilmente si giocherà tutto anche lo stesso Massimiliano Allegri. Siamo qui a parlarne con Marco. Ciao Marco. Ciao Peppe e ciao a tutti gli amici di FCM Sport. Allora, è una Juventus che si gioca tantissimo, ma secondo me a giocarsi tanto è anche lo stesso Max Allegri, che rischia davvero di poter. Obiettivamente stasera la Juventus si gioca gran parte della stagione, la permanenza in Champions League e secondo me un'esclusione dalla Champions comporta anche una brutta batosta da un punto di vista proprio prettamente mentale. Io partirei un attimo dalla conferenza stampa che ha fatto delle parole di Allegri di qualche ora fa Sì. e cerchiamo anche di capirci qualcosa perché secondo me Allegri a me francamente sembra un po' confuso e anche a tratti un po' ripetitivo, quindi partire dalle sue parole. Lui, la prima cosa che mi ha chiesto è ci dobbiamo aspettare un'allegrata come nel 2015, 2000, 2014-2015 contro l'Olimpia, cosa lui ha detto domani bisogna fare una partita di compattezza, dobbiamo limitare al minimo gli errori. La partita di Milano è stata simile a quella col Benfica, in questo momento la cosa più facile da fare è avere più compattezza. Sì, lo dice ogni volta, ma come la dai questa compattezza a questa squadra, considerando quello che abbiamo visto contro il Milan? Come la dai? Cambiando allenatore, questa è la prima, però se Esatto. dobbiamo essere ovviamente seri e pensare a come può fare Allegri in questo momento, sicuramente puntare sugli uomini di maggiore esperienza. Io credo che Allegri in questo momento abbia bisogno dell'appoggio dei senatori, cioè i senatori devono dare quel plus in più ai compagni che invece non hanno quella mentalità vincente perché magari si sono aggregati al gruppo Juve solamente da poco. Faccio un esempio, Danilo per esempio ha carisma sicuramente perché ha giocato alla Juve, al Madrid, al Manchester City, quindi ha esperienza internazionale. La stessa cosa vale chiaramente per Szczęsny, per Bonucci che conoscono e che hanno giocato nella Juventus in quelle annate gloriose. E poi sicuramente ce ne sono anche altri un po' più avanti. Io direi che sono questi gli uomini che devono aggiungere parole di conforto e soprattutto di forza e quindi e di compattezza per tutto il gruppo. Questo è l'unico modo perché in 3 giorni è difficile trovare delle svolte tattiche. Ecco, c'è sicuramente questo. È chiaro. Poi, tra l'altro, gli è stato chiesto in questo momento di crisi su cosa bisogna intervenire. Lui ha detto: non c'è da intervenire, ma da capire i momenti della partita. Quando subiamo situazioni sfavorevoli, dobbiamo essere bravi a restare dentro la partita per tutti i 95 minuti. Altrimenti esce la partita e gli altri ti fanno gol. Poi a volte ti va bene, come col Maccabi, altre volte ti va male. Io credo che queste siano parole, secondo me, folli. Cioè, sì, è vero che va letta la partita e che la Juventus gioca per 25 minuti e poi si assenta, inspiegabilmente. Sì, Però verissimo. non puoi dire non c'è da intervenire, ma da capire i momenti della partita, perché qua non è soltanto una questione di momenti della partita. Qua c'è proprio, a mio avviso, una totale disorganizzazione, cioè non c'è un'organizzazione di gioco. Per esempio, la cosa che a me mi ha stranito contro il Milan è vedere una squadra che come hai un'idea, cioè quella di aspettare l'avversario e ripartire grazie anche alla velocità degli esterni, che sono da un lato Cuadrado e dall'altro Kostic. Nel Esatto. secondo tempo cosa fai? Levi Kostic, levi Cuadrado e metti due mezzali come Miretti e McKennie. Allora, Esatto. dove sta l'organizzazione di gioco nel momento in cui cambi di volta in volta, non soltanto di partita in partita, ma da tempo a tempo? C'è un primo tempo in un modo, poi nel secondo tempo dove hai giocato minimamente bene, secondo me, perché non hai fatto una grande partita nel primo tempo, però hai avuto la percezione di Juventus che era presente in campo, non era come Sì. col Monza. Arriva il secondo tempo, cambi tutto totalmente. Infatti, la Juventus non ha avuto più idea di cosa dovesse fare nel secondo tempo, con McKennie largo a destra e Rabiot largo a sinistra. Cioè, due mezzali che tu metti come due esterni e due punte centrali che sono due prime punte, quindi non sono il classico giocatore che ti fa l'invenzione, il dribbling o quant'altro. Quindi, come fa a dire non c'è da intervenire, da capire i momenti della partita? Tu riesci a darti una spiegazione a queste parole? Beh, c'è tanta confusione sicuramente, e soprattutto se c'era qualcosa in cui Allegri eccelleva prima, era proprio la coerenza nelle dichiarazioni e anche nel campo. Come dici tu adesso, questa coerenza è scomparsa perché intanto comincia a eventualmente dare delle attenuanti quando invece prima non le poteva dare, ma perché prima vinceva, adesso non vince più. E
e quindi è quasi costretto a farlo. E in più sono d'accordo sui cambi del secondo tempo senza senso, cioè vuol dire che allora tu hai sbagliato ad un calcio ormai anacronistico dove lui veramente a cui lui non sembra più appartenere. Ma in più, appunto, ha letto male questa cosa a partita in corso, perché nel primo tempo, comunque, proprio la presenza degli esterni permetteva di saltare l'uomo quelle poche volte e di ripartire un po' più velocemente. Quindi era proprio esattamente l'unica cosa che funzionava. E lui quell'unica cosa l'ha tolta. E quindi c'è confusione e probabilmente, ripeto, Allegri non è più quello di una volta. Non solo non è più la Juve, ma direi Allegri non è più quello di una volta. Anche perché E poi mi viene quindi. da pensare che, non so, faccio un esempio. Sabato, stava andando bene con gli esterni, no? E quindi potevi continuare su quella falsariga. Molti però mi dicono, ha cambiato quei due, non ha messo altri due esterni perché non ce li ha in rosa. E io dico, ma allora che Ok. senso ha portare i giovani in prima squadra e metterli in Esatto. panchina? Se tu hai, esempio, io so che Sulè non è esattamente, non lo so, non Un so, un fenomeno. fenomeno, però non è, lo è neanche McKennie e sicuramente non solo McKennie non è un fenomeno, non è in forma perché si vede che non è in forma, ma non è soprattutto un giocatore che può giocare largo a destra perché non salta l'uomo. Ora, perché il Napoli prende Kvaratskhelia che è un 2001 e lo lancia subito? Perché la Roma quando ha possibilità mette i giovani in Muove questi qua, campo sì. mette dei giovani in campo e non ha problemi a farlo? Perché le altre squadre soprattutto nei momenti di difficoltà se hanno bisogno li lanciano? Mentre alla Juventus o si hanno i giocatori già belli che pronti, oppure proprio si cambiano i ruoli. Cioè, è una Sì. follia questa. Per esempio, si è parlato tanto bene di questo progetto Next Gen con la presentazione di Sulè, di Miretti e di Fagioli e sono spariti. Tante belle chiacchiere, poi nelle partite importanti, Locatelli, Rabiot, McKennie, cioè, è un progetto che a parole si dice una cosa, ma nei fatti ne dice un'altra, e questo non è disarmante. Esatto, è anche qua incoerente, perché come dici tu, la Juventus è l'unica squadra, se non sbaglio, in Italia ad avere una squadra professionista come secondo team, no? Esatto. Perché non ce ne sono altre. La Juventus addirittura da Under 23 è chiamato Next Gen, quindi tu vuoi dare un segnale, eccetera, eccetera. Però il mercato è andato in un'altra direzione, perché hai un pochettino svecchiato. Perché Allegri, ok, il pensiero c'era, quello di avere uomini di esperienza. Però intanto sta funzionando? No, quindi già è il primo errore. Come dici tu, poi evidentemente tutti questi che cresce magari la Juventus Next Gen servono solo come delle contropartite per arrivare a eventualmente giocatori più appunto invecchiati. E quindi di conseguenza è una cosa molto simile che fa per esempio anche l'Inter. Solo che l'Inter è costretta a farla per i problemi economici che stanno sicuramente affliggendo, quindi del governo cinese, eccetera, eccetera. La Juventus, questi stessi problemi economici, avendo alle spalle il gruppo Exor, non ce li ha. Quindi è una cosa proprio voluta. Quindi Anche non perché sono d'accordo. mi sembra poi assurdo che fai tutta questa presentazione di questi giovani con addirittura una presentazione sul progetto Next Gen e con loro tre, come se fossero tre nuovi acquisti, e poi nel secondo tempo col Milan ti serve un esterno e piuttosto che mettere Sulè, metti il McKennie di turno largo perché non hai nessuno. Cioè questa cosa è veramente assurda. Per Assolutamente. esempio, mi viene in mente la Roma con Mourinho che mette Zaleschi, non ha problemi a lanciarlo in campo titolare. Gli manca un Esatto. esterno a destra, mette Zaleschi e a volte gioca anche da titolare senza l'assenza di altri giocatori. Cioè, a volte questi ragazzi sono dei valori aggiunti. Invece la Juventus, quando Confermo. potrebbero essere in situazioni di emergenza come quelli attuali, in cui ti manca Chiesa, ti mancano gli esterni, hai Cuadrado che non ne ha più, e metti McKennie largo a destra che non salta l'uomo neanche in ginocchio, non è francamente possibile. E fai un progetto next Esatto. gen e prendi per portarlo avanti un allenatore che non ha mai creduto nei giovani. E quando, per Appunto, esempio, esatto. quest'estate ha fatto tanti discorsi sul fatto che i giocatori devono avere un tot di esperienza, non è tanto l'età, diceva lui, ma è una questione di esperienza a livello di numero Esatto. di partite giocate in Champions League, io chiederei al signor Max Allegri,
Non vorrei fare lo stesso sempre esempio perché è troppo facile, però il signor Kvaratskhelia, qua possiamo anche finire con questi discorsi, perché poi magari di contro hai in campo Alexandro che di partite ne ha in Champions League una valanga, però è disarmante quello che fa in campo. Bravissimo. Oppure Bonucci là in campo, quante partite in Serie A ha fatto, quante partite in Champions League ha davanti Brahim Diaz e si scansa. E allora di che partita? Esatto. E tra l'altro, secondo me la cosa peggiore è che poi Sule è entrato e ha giocato anche bene. Era sì, ma lo metti proprio in situazioni iper disperate. Cioè, quando tu un giocatore lo fai entrare sempre a 15-20 minuti, come puoi pretendere? Cioè, se tu gli vuoi dare fiducia, o lo fai entrare dal primo minuto, oppure se proprio devi fare dei cambi subito al primo tempo, lo lanci nel secondo tempo, ma subito, non a 20 minuti, a 15 minuti alla fine, perché poi quelli sono cambi che per fare la differenza hai bisogno di tanto tempo, di troppo tempo. È francamente assurdo. Cioè, non puoi farlo entrare all'ottantesimo minuto. All'ottantesimo minuto. Che vuoi che faccia un ragazzo a quell'età, dopo che sei sotto di due gol in una situazione di crisi totale a 10 minuti alla fine? Dagli fiducia. E invece no, nel cambio che fai al 46esimo è McKennie per Quadrado. Esattamente, sono diretti d'accordo. Per Kostic, è assurdo, francamente assurdo. Ma infatti il punto che dicevo su Le ha giocato bene è un modo per dirti, ma perché non lo metteva prima? Esatto. Cioè, capito, questo è esattamente il punto. Poi attenzione, magari non cambiava nulla, magari non cambiava nulla, però se hai un'idea, hai un'idea, cioè partire con due ster. Io non vedo mai, ad esempio, non so, Spalletti che sotto di due gol ti leva il Politano di turno e ti mette un mediano. Non ti leva Politano da un lato e Kvaratskhelia dall'altro e ti mette Ndombele e un altro centrale che ha in panchina. Ti mette Lozano da un lato e dall'altro magari ti mette, non so, Raspadori, piuttosto che... cioè, ti fa dei cambi che sono adeguati con quello stile di gioco. Se non ha Osimhen, non è che ti mette Anguissa lì in attacco, ti mette Simeone, ti mette Raspadori. Cioè, i cambi in base a quelli che sono i ruoli. E invece qua ogni settimana si cambia continuamente, cambia modulo, cambia uomini, una volta a centrocampo a 2, una volta a centrocampo a 3... Qual è l'identità di questa squadra? Non c'è. Non c'è ed è segno di confusione. È la parola adatta in questo momento. Ad esempio, il Milan di Pioli sì. Ha una carenza a destra perché gli manca un giocatore importante come Calabria e gli manca anche Florenzi. Piuttosto che mettere il nome, che è Dest, che viene dal Barcellona ed è un nome, ti mette centrale sì. Calabria e ti allarga Kalulu, dà fiducia ai giovani, sì. Oppure non ti mette il giocatore solo perché ha il nome, ma dà fiducia a Pobega, che è un prodotto del settore giovanile del Milan, esatto. E gli dà fiducia e va. E funziona. E c'è un progetto, i tifosi funziona. Lo vedono che c'è il progetto e vanno allo stadio e fanno super coreografie per sostenere la propria squadra. Vai a vedere lo stadio della Juventus, non ci sono neanche i cani, cioè è assurdo. Al momento no. Ma perché è difficile rimanere, poi ovviamente chi è tifoso ovviamente supporta sempre, ma è difficile proprio mantenersi ottimista in questo periodo da eventuale tifoso della Juve. Assolutamente sì, io voglio sapere cosa ne pensano i nostri amici qui sotto e soprattutto cosa penso, abbiamo anche allargato il discorso anche un po' parlando meno della partita di stasera, ma avremo modo di commentarle, certo. A questo punto chiedo a voi qui sotto, anche in virtù di tutto quello che abbiamo detto, come giocherà questa Juventus e che risultato arriva, perché da questa sera la Juventus si gioca tutto, è un passo importante, poi però chiaramente per poter passare il turno bisogna vedere cosa fa col Benfica e col PSG, che sono le partite più importanti, però quella che stasera è una partita altrettanto importante, quindi qui sotto nei commenti voglio sapere cosa ne pensate di questa sfida che si giocherà alle 18.45. Marco, io ti saluto. Io ti ringrazio Peppe e ci vediamo al prossimo appuntamento. Anzi, prima di salutarti ti farei fare anche un pronostico. Pronostico, io ti dico, nonostante tutto quello che abbiamo detto, che il Maccabi Haifa ha un valore in campo troppo basso, quindi io ti dico comunque 2, risultato 2, quindi vittoria esterna della Juventus, ma poi alla fine col Benfica e col Paris Saint Germain bisogna cambiare. Che così non va totalmente. Io francamente credo in un 1-2
quindi un 2-1 per la Juventus veramente sporco, cioè di quelli Sofferto. soffertissimo e sporco, perché comunque il Maccabi sì è una squadra fuori casa, quindi devo dire che è una partita non così facile come sembra, eh? E nel No, secondo cioè, tempo la no, Juventus ci ha assolutamente. sofferto. Secondo me sarà un 2-1 sporchissimo, però come dici tu giustamente, bisognerà vedere poi cosa andrà a fare la Juventus col Benfica e col PSG. E allora ne approfitto per chiedere Certamente. anche ai nostri amici il risultato esatto, quindi qui sotto se vi va esponetevi nel tipo di pronostico e io ti saluto di nuovo, Marco, ciao Marco. Perfetto, Peppe, ricordate sempre di iscrivervi e di attivare la campanella, che è il supporto migliore che ci potete dare. Bravissimo, grandissimo. Ciao a tutti.